preghiera serve perché è doveroso per questo motivo. Ecco, ascoltare la delicatezza di questi suoni, che sono insiti dentro la materia, evidentemente, perché senza nessun tipo di percussione, come da sempre ci hanno sempre insegnato, proposto in tutte le società, tutte le culture, pietra suono è uguale percussione. Ma se io dovessi effettuare questo gesto, così appunto come ci hanno insegnato, in questo caso noi sentiamo soltanto il suono del colpo che riceve la pietra, ma mai ne sentiremo il suono che è dentro la materia. In questo caso, soltanto accarezzandola e creando queste vibrazioni, praticamente viene fuori il suono che c'è dentro. In questo caso noi stiamo ascoltando un suono liquido, perché questa pietra, che è un calcare, geologicamente non è altro che acqua fossilizzata, per cui la memoria della materia acqua durante la glaciazione è evidentemente rimasta impressa, che, ripeto ancora, basta accarezzarla che viene fuori tutta la sua memoria. Stavo raccontando prima che questi sono dei suoni liquidi, perché questa pietra è un calcare, ma se io adesso metto mano a questo basalto, il basalto contrariamente è di origine vulcanica, quindi è lava, quindi è fuoco, ecco il suono, sempre semplicemente accarezzandola, noi sentiamo quasi il suono dell'acqua, ma poi dentro c'è il suono del fuoco, qual è la memoria e la formazione del basalto.
Con questo poema ci troviamo di fronte all'apoteosi mistica della produzione musicale di Scriabin, uno degli ultimi brani e sicuramente quello più visionario. Infatti c'è una ripetizione continua dell'accordo mistico e una serie di tritoni che lo rendono così inquieto, instabile. Per Scriabin la sinestesia era importantissima, quindi la ricerca di non tanto di quello che si può udire, ma in realtà quello che si può vedere. Quindi tutte indicazioni dall'oscurissimo al più luminoso, al brillante, insomma è una rincorsa verso una fiamma, un fuoco, una luce pura. Ho scelto di accostare questa musica alla pietra del fuoco, quindi al basalto e alle meravigliose sculture di Pinuccio Sciola che appunto derivano dal fuoco stesso e forse è proprio fuoco solidificato. Nella Bibbia, al primissimo paragrafo della Genesi, la Genesi che è la creazione dell'universo, la Bibbia ci riporta con due parole a ricordarci che prima fu il suono. Quindi il suono dell'universo che praticamente è rimasto dentro questi scrigni che noi chiamiamo pietra, però dentro c'è tutto. C'è una materia o una memoria elettronica, se vogliamo. Ci sono le tracce dei suoni dell'universo. Ed è tutto iscritto lì da sempre. E oggi, straordinariamente, la scienza ci sta facendo capire che soltanto attraverso la memoria della pietra oggi possiamo comunicare con altri pianeti. Tutta la tecnologia computerizzata sappiamo che funziona con la pietra, i silici, i quarzi, i microchip, è tutta la memoria dell'universo. Quindi con queste considerazioni è chiaro che dobbiamo necessariamente ribaltare concetti acquisiti da migliaia e migliaia di anni che hanno condizionato l'uomo. How you?
questo progetto al Calagonone Jazz Festival. Abbiamo creato insomma un progetto musicale che unisse musica classica, jazz, improvvisazione e prendesse proprio i suoni delle pietre e si trasformasse poi in un brano musicale. Alla base di tutto ci sono i quattro elementi della natura, quindi abbiamo dedicato un brano al fuoco, per esempio Ver la Flamme di Scriabin, un brano all'acqua, Wasserklavier di Luciano Berio, che era a sua volta anche un amico del maestro Sciola, e poi ci sono anche dei brani inediti composti da Lesce, che cercheremo di suonare anche le pietre nelle varie tecniche che il maestro ci ha insegnato. This project is a little bit different than everything what I have done so far. You know, listening to stones, listening to its vibration takes me to some other dimension. First of all, other dimension of time. It takes 100 years for the stone to grow 1 centimeter. So this music we're gonna play is more about being present, it's more about being patient, and this is about exploring now. And this is what I'm going to learn, and I hope we can learn it from the stones, which are much longer on planet Earth than we are. A me non interessa realizzare strumenti musicali di pietra, abbiamo sentito che solo accarezzandole ci sono dei suoni meravigliosi. Dai suoni arrivare alla musica, il passo non è che sia molto breve, però ormai con questo strumento codificato credo che possiamo avvicinarsi, se non altro così anche in modo scherzoso. Però ecco, pensare che dentro la pietra muta per antonomasia ci siano questi suoni, credo che possa far venire la pelle d'oca a qualcuno. Posso dire tranquillamente, data anche l'amicizia che mi lega a San Francesco, dopo due grandi esposizioni che ho fatto a casa sua, ecco, io so di avere una missione, che è quella appunto di ricreare un nuovo rapporto con la natura. Io so che chiunque, uscendo fuori dal portone della mia casa o dagli spazi dove ho le pietre sonore, chiunque dopo aver appreso, constatato, toccato l'emozione dei suoni di questo universo, ecco, chiunque uscendo fuori, io credo che avrà necessariamente un altro rapporto con la natura, che è un rapporto di naturale affetto, rispetto, proprio devozione
a un elemento troppo spesso dimenticato o calpestato. Aspetta, fai di nuovo queste due. Sono quasi alte uguali, hanno due suoni così differenti. E qui, data l'inclinazione, qui c'è un abisso. Sì, c'è una quinta, esatto. We are trying with Gloria to combine it with some electronics, with some acoustic music, and we are trying to surround this beautiful sound of stones with our ideas of our system, which is 12-note system, you know, this is a chromatic system. We've been a pianist, we have got 12 keys. Listening to stones makes us work to understand and combine those two systems, you know, this kind of mystery cosmic system with our human, naturally discovered chromatic music system.